Buongiorno principessa! Cosa facciamo? Facciamo i? Dillo tu, Fede, cosa facciamo? Yay, muffin! Allora, sto pesando e preparando i primi ingredienti. Dunque, qui se non erro sono 135 grammi di zucchero semplice e burro, ne ho messo un pochettino meno rispetto alla ricetta, ma 125, io ne ho messi sui 118 per non aprire il burro nuovo, insomma mi farò bastare questo. E ora vado ad unire lo zucchero con il burro e faccio una sorta di crema. Cremina creata con burro e zucchero che avete visto prima e qui abbiamo setacciato la farina, sono 265 grammi di farina e poi appunto nel burro e zucchero, adesso lo andrò ad amalgamare ancora un pochettino, si può mettere appunto la vaniglia, proprio il, come si chiama? Proprio il pezzetto di vaniglia si incide e si mette all'interno, però io non ce l'ho, quindi andrò a mettere la vanillina, che è un aroma per dolci, quindi potete anche voi eventualmente mettere una bustina di vanillina. Sono andata ad aggiungere due uova messe una alla volta e poi sto mescolando fino a ottenere un composto il più omogeneo possibile. Si può utilizzare anche le fruste per fare un pochettino prima. Io andrò di manualità e di forchetta. Poi invece nella ciotola con la vostra farina andate ad aggiungere la bustina di lievito. In questo caso sto utilizzando quella che ho preso da Eurospin e poi il bicarbonato. Allora, bicarbonato raso un cucchiaino e poi un pizzico di sale. E andiamo a mettere anche un pizzichino di sale, proprio un pizzichino, e andiamo a mescolare. Allora, una volta mescolato tutto, si va ad aggiungere la farina con il tutto dentro nel composto di burro, zucchero, eccetera. E si va poi a mescolare tutto quanto insieme. E una volta che lo vedete più solido, diciamo, andate ad ammorbidire con il latte. In realtà ci va il latte. Io non ho più latte perché devo fare la spesa e l'ho finito, quindi andrò ad utilizzare un po' d'acqua, insomma. Quindi mi aiuterò con l'acqua, quindi speriamo che venga comunque molto buono. E niente, ora mescoliamo di santa pazienza. Allora, nel mentre che io finisco di sistemare il mio impasto, di finire di mescolarlo, do un compito al mio ometto Federico. Ho comprato appunto questi pirottini di carta, molto carini, tutti colorati, e gli darò il compito di riempire queste due tegliette. Inizieremo da due tegliette, non so se ne verranno di più, probabilmente sì, comunque qua in caso abbiamo 60 pezzi, quindi in caso ne abbiamo parecchi. Vedremo quante teglie ne verranno, comunque ora lui si diletterà a mettere tutti i pirottini nei buchi. Thank you.
vi serviranno anche 100 g di gocce di cioccolato. Io ho utilizzato queste qui della Dolciando, che ho preso da, sempre da Eurospin, e ne ho messe 80 nell'impasto, e poi ve ne serviranno le restanti 20 per da mettere poi sopra i muffin, insomma, una volta già versati nel pirottino. Prima infornata, tirata fuori, sono molto molto soddisfatta, non vedo l'ora di assaggiarle. Adesso aspetto un momentino giusto per riuscire a toglierli dalla teglia con i buchi, li metto in un piatto e poi faccio la seconda. Secondo giro, seconda corsa, qui c'è la seconda infornata e ora vado a metterle in forno. Comunque ho già assaggiato uno di quelli che ho... di quelli che ho sistemato in questo piatto, vedete che ne manca uno ed è buonissimo, quindi approvo la ricetta. Vai, dici la tua. Com'è? Adesso poi sistemo anche queste teglie. Buono? Yeah! Provato anche da Fede. Mentre aspetto che i muffin finiscono di cuocere in forno, ecco appunto, hanno appena finito, ma due minuti in più li lascio, vi faccio vedere questa nuova tutina che ci è arrivata da degli amici, insomma, di famiglia. Questa qui è, mi pare, 6-9 mesi, sì, 6-9 mesi, ed è carinissima, tutta rosa, con questi pesciolini. Tra l'altro lei è dei pesci, quindi perfetta, con i cuoricini e il collettino a pois e questi fiocchettini qua fatti a fascetta, molto 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 bella, mi è piaciuta tanto, soprattutto quando ho visto i pesciolini e me ne sono accorta solo dopo, ho detto no vabbè, sembra fatto apposta perché lei è dei pesci, voilà. E quindi anche questo ve l'ho mostrato e ora andiamo a tirare fuori l'oro. Chi è questa monellona? Guarda cosa hai combinato, pasticciona! Hai distrutto tutto! Hai distrutto tutto! Concorderete con me che adesso devo mangiarle il pancino a questa bimba qua, monellina. Eh? Eh sì! E sì, adesso... Lo mangiamo il pancino. Fa ridere che si mangia. Mangiato! Non c'è più! Amore mio della mamma! Amore mio, ho fatto i muffin! I muffin! Ho detto che in testa, eh? Che miseria, la mosolita in testa, la cosa. La somiglia, mamma.